Segretario, ma chi sciopera oggi è un irresponsabile, uno che non si rende conto della situazione o ha qualche motivo per farlo? No, ha sicuramente qualche motivo per farlo, ma non sciopereranno solo i pensionati e i lavoratori, penso che protesterà saranno tutti gli italiani, perché la manovra è una manovra dura. Ma voglio ricordare che se siamo qua è perché, come ha detto il Presidente della Repubblica, eravamo arrivati sull'orlo di un precipizio, o come ha detto il Presidente del Consiglio, tra 2 mesi non si pagavano più gli stipendi degli statali e le pensioni, quindi forse è responsabile fare quello che si sta facendo oggi, cioè fare una manovra dura che colpisce tutti gli italiani. Ma la rottura tra governo e sindacati la preoccupa o non c'è tempo per fermarsi a riflettere? Ma mi auguro che ci sia il tempo anche del recupero di un rapporto col sindacato, questo è un fatto essenziale per andare avanti e io penso che questo governo lavorerà per questo, quindi sono fiducioso che alla fine si annoteranno, si riannoterà il dialogo tra governo e sindacato su questioni che possono essere affrontate con più calma subito dopo la manovra. Anche voi come Terzo Polo avete chiesto alcune modifiche alla manovra, alla fine cosa arriverà? Abbiamo cercato di rendere più equa questa manovra, no? Ecco, ad esempio l'indicizzazione delle pensioni portata ad un livello più alto in modo che non toccasse le fasce più deboli. Il discorso anche dei pensionati che magari vanno a ritirare la pensione che abbiamo aumentato la fascia della liquidità fino a 980 euro e soprattutto sul discorso dell'IMU, quindi della vecchia ICI, abbiamo fatto in modo che ci sia un'esenzione per chi ha le famiglie che hanno più figli, quindi abbiamo cercato di inserire quoziente familiare dentro questa vicenda dell'IMU. Quindi questo ci assicura che arriverà come novità nel testo? Penso che ci siano queste novità, sì. I tempi saranno brevissimi, ormai è scontato il voto di fiducia? Ma assolutamente sì, perché Italia dei Valori e Lega hanno presentato troppi emendamenti e quindi non si può scherzare e si deve arrivare prima di Natale all'approvazione di questa manovra. Alla Camera penso che per giovedì sarà licenziata e prima di Natale al Senato. Questo è un dovere rispetto anche agli organismi internazionali e all'Europa che ci chiede di fare questa manovra. Bisogna trovare dei soldi per cambiare la manovra. Voi cosa proponete? Si parla di scudo fiscale e soprattutto oggi Bersani insiste su un'asta delle frequenze televisive. Sì, ma è chiaro, ormai si è introdotto il meccanismo dello scudo, cioè di chiedere a chi ha scudato, obiettivamente chiedendo poco, e questo l'ha fatto il precedente governo, lo voglio ricordare, insomma, no? Di chiedere qualcosa in più, e questo è doveroso farlo. E anche sull'asta delle frequenze mi sembra che stia emergendo l'idea di far pagare un canone a chi usa frequenze e questo mi sembra che sia più applicabile. Ecco, comunque si sta lavorando su più fronti per rendere più equo questa manovra. Quindi per finire sulle frequenze, voi dite il beauty contest che finora era previsto comunque non va bene, qualcosa bisogna fare? Bisogna che si paghi qualcosa, ecco, che ognuno che utilizza le frequenze paghi un canone annuo per l'utilizzo delle frequenze e questo penso che sia un fatto doveroso rispetto alla situazione che noi viviamo. A proposito di pagare, gli stipendi di voi parlamentari che fine faranno? Perché si aspetta la commissione Giovannini, ma è quasi sicuro che ha bisogno di alcune settimane. Sarò molto netto, bisogna ridurre gli stipendi ai parlamentari, dobbiamo dare l'esempio, ma questo lo faremo in questa settimana perché mercoledì è in discussione il discorso delle pensioni agli statali, no? Per rendere più semplice i vitalizi, insomma, gli statali, e nella stessa giornata si parlerà anche di riduzione degli stipendi. È una questione che compete alla Camera, così come compete alla Presidenza della Repubblica e alla Corte Costituzionale, agli organi costituzionali, occuparsi delle vicende interne, no? E quindi io penso che giovedì si risolva il problema. E come si risolverà? Ci sarà un adeguamento a una media europea? Ci sarà un taglio di un tot? Sì, ci sarà un taglio. Ora bisogna vedere dove farlo, se farlo sullo stipendio, sugli altri benefit che ricevono i parlamentari, va fatto senza se e senza ma. Quindi già nei prossimi giorni lei ci dice potrà arrivare questo taglio? Io sono sicuro di sì. So che mercoledì è riunito l'ufficio di presidenza di Camera e Senato, come hanno detto ieri Fini, il presidente del Senato, Schifani, e penso che si arriverà a chiudere il discorso dei vitalizi e a trattare anche il tema della riduzione degli stipendi. Proviamo a guardare un po' più avanti.
Mario Monti può essere il candidato vostro o comunque di una coalizione alle prossime elezioni, come ha detto Pisano? Monti è sicuramente una persona di grande prestigio, può guidare il governo anche nella prossima legislatura, ma parlarne ora mi sembra del tutto improprio. Monti ha un grande compito, un compito difficilissimo, portare l'Italia fuori da questa situazione difficile insieme al suo governo, cosa che sta facendo, e noi abbiamo il dovere di aiutarlo. Poi per il resto si vedrà. Bene, grazie, buona giornata, buon lavoro.